E polemica dopo che la regione ha rimodulato lo stipendio di 53 dirigenti. Un atto già da tempo predisposto, ma le opposizioni vanno all'attacco. Siamo almeno riusciti a impedire, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che aumentassero gli stipendi dei direttori. Grazie al mio intervento, al mio contributo, come ho detto io, smascherati, hanno fatto marcia indietro. Rimane qualcosettina per i dirigenti, ma io direi che è rilevante, cioè il grosso è quello dei direttori che avrebbero preso qualcosa come da 54.000 a 70.000, quindi 16.000 euro in più l'anno. Questo gridava vendetta, era una situazione veramente allucinante e come ho già detto siamo riusciti a farli tornare indietro, però la delibera è pasticciata perché comunque le immagini, c'è una delibera precedente che riconosce questa somma, poi una delibera che va a stralciarlo anche in maniera poco carina, quindi qualcuno potrebbe anche accampare qualche diritto, perché non è che prima fai una delibera che riconosce qualcosa e poi la lasci produrre effetti per qualche giorno e poi mi fai uno stralcio, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Si poteva aspettare, fare le cose con più calma. L'assessore regionale al bilancio Guido Liris si difende. Rispetto al passato, ha dichiarato Liris, sui compensi stiamo risparmiando 1.300.000 euro. Questo fondo è diminuito da 5 milioni e 9 a 4 milioni e 6, è un fondo che è destinato comunque soltanto a questo fine, è vincolato a questo fine ed è stato rispalmato su dirigenti e direttori dopo che è stata compiuta un'opera di riorganizzazione, quindi è stata quella di portare da 96 dirigenti a 80 dirigenti della nostra pianta organica e della nostra organizzazione del sistema regione, e ricordiamo anche che abbiamo apportato una modifica e una riduzione degli uffici da 531 a 330 a 301 uffici, quindi stiamo parlando di un risparmio che non è stato apportato a discapito di altre attività regionali, ma è un fondo vincolato che è stato rispalmato su dirigenti e direttori. Altra polemica riguarda i 100.000 euro disposti per la comunicazione, 25.000 per ogni ASL, ma secondo le opposizioni questa spesa non era necessaria. Alle 4 ASL, ancora una volta per comunicazione istituzionale sul Covid, ma non c'è bisogno di fare nessuna comunicazione istituzionale, dare i soldi all'esterno per comunicazione istituzionale. Uno, perché abbiamo degli uffici stampa interni corposi intanto, attenzione, di persone che prendono i soldi. E poi c'è un altro ragionamento da fare, la comunicazione istituzionale sta facendo bene il governo e il ministero. E l'Iris rassicura, vigilerò, ha dichiarato l'assessore, su come verranno ripartiti e utilizzati questi fondi. Se la popolazione è messa a conoscenza di tutto quello che sta succedendo, reagisce bene, capisce quello che deve fare e capisce anche i limiti che purtroppo sono fissati per legge nella capacità di libertà personale. Certamente sarà una mia premura andare anche a vigilare, a verificare da amministratore che si seguono dei criteri oggettivi.